TV, ben ritrovati. Oggi Martina è la nostra puntata. Non iniziare a ridere che è già iniziato tutto male oggi. Guarda, abbiamo il microfono in mano. Esatto, e sarà una delle cose da cambiare l'anno prossimo, oltre al tavolo nuovo che vedete, che sarà per i nostri amici animali. Finalmente esatto. Ci stiamo arrivando, anche due microfoni per favore. Così. Noi facciamo gli appelli così perché così non ci possono dire di no. Esatto, allora, di cosa parliamo oggi? Eh sì, siamo vicino a Natale, io ho questa bella giacchettina natalizia, di che cosa parliamo? Di renne. Le renne sono, secondo me, una cosa, ai bambini piacciono tantissimo. Sì, ai bambini piacciono tanto, noi quando parliamo di renne pensiamo subito a Babbo Natale, perché effettivamente è così, e quindi oggi parliamo di renne e di Babbo Natale, così esatto. Almeno parliamo di uno e dell'altro. Ieri sera abbiamo avuto due discussioni. Avevo paura, scusami, che arrivassi con le cornine. Esatto. Non posso fare tutto questo, sennò dici che il capo è impazzito. Esatto. Allora, okay. Le renne. La cosa che mi ha fatto ridere è che vuol dire mestolone delle nevi, perché con queste loro, con questi palchi fanno questa cosa nella neve. Io ho toccato, cioè il loro palco è bellissimo, cresce in una maniera vertiginosa, 2 centimetri al giorno, ed è fatto come se fosse del velluto, veramente una pelliccia che le ricopre, e ogni anno, ogni stagione cambiano tutto questo palco, che è una cosa meravigliosa. E una cosa, visto che io comunque lavoro sugli occhi perché sono optometrista, cambiano colore gli occhi delle renne a seconda della stagione. Ma tu pensa, questo non lo sapevi? No. Allora, praticamente in estate hanno questa colorazione, diciamo, d'oro, in inverno invece sono più blu, quindi sono fantastiche, sono gli unici che cambiano questo colore. Ma pensa, abbiamo letto, oltre alla colorazione appunto degli occhi, il discorso del colore del manto, sono diversi ovviamente in base al colore, sono diversi in base alla dimensione. Pensate che arrivano a pesare circa 120 kg massimo le femmine e 200 kg maschi, quindi sono importanti, e sono degli animali che sono abituati a vivere nelle zone artiche e subartiche. Spesso e volentieri si sentono sono già estinti, le renne non esistono, certo, più. È certo. Vero, effettivamente la maggior parte di queste specie, delle varie specie di renne, sono già estinte effettivamente. Questo è un peccato, perché sì, abbiamo visto delle immagini che sono veramente affascinanti come sono animali. Sono carine, Babbo Natale, poi Babbo lo Natale. Sai. Allora, le periodo. Renne infatti sono presenti in Lapponia, sono quasi un'icona della Lapponia, perché sono a parità persone, numero di renne, quindi io credo che sia un posto magnifico, dobbiamo andarci. E un'altra cosa che secondo me è bellissima, che gli abitanti le usano appunto come mezzo di trasporto, quindi c'è un consumo veramente pari a zero. Sono degli animali che secondo noi sono un po' sottovalutati, noi non le conosciamo, ma andiamo a fare una... Andremo in Lapponia a vedere se effettivamente è così. Parliamo allora dei nostri bimbi, perché a te piace un sacco poi fare le puntate sui bambini, e questa è una di quelle. Mi sono fatta un appunto, perché tutte a memoria non potevo. E avevi non potevo sbagliato arrivarci. Due, ne avevi sbagliate nella traduzione. Ne avevo sbagliate due, sì, è vero, nella traduzione dall'inglese. Renna uguale Babbo Natale, le renne di Babbo Natale hanno iniziato a tirarle fuori, diciamo, nel 1823, grazie a una poesia di Natale. Sì, una bella filastrocca. Una filastrocca, esatto. Bella. E poi nel 1989 è arrivata praticamente l'ultima renna, quella col naso rosso che si conosce, che è Rudolph cosiddetto. Bellissima. Invece le renne di Natale, leggiamo un po' i nomi, così certo, almeno le sappiamo tutti. Allora sono Cometa, Ballerino, Saetta, Schianto, Tuono, Guizzo e Lampo. Tu li devi leggere, io le so tutte a memoria. Ma sai che queste qua, questo mondo mio a me piace tantissimo. Sì, vedo che sei appassionata di questa cosa. Sì, no, poi i bambini che ci seguono, avevo già detto, ci sarà una puntata su Babbo Natale, noi crediamo a Babbo Natale, le renne sono gli animali che secondo noi nella nostra puntata ci stavano a fagiolo, per cui sarà una cosa bellissima. Verissimo. Chiudiamo l'anno. Esatto. Perché è l'ultima puntata, speriamo ovviamente di essere seguiti anche l'anno prossimo con mille novità, a parte il microfono, ci mancherebbe, ma il tavolo, scriveteci ad amicipercoda@gmail.com, venite a partecipare con i vostri animali, ci stiamo perfezionando, non siamo ancora perfette, ci mancherebbe, ma piano piano cerchiamo di fare la puntata su di voi e per voi, come diciamo sempre. No, la cosa bella appunto, continuate a seguirci. E sono le critiche che arrivano, tantissimi complimenti, no? Però per esempio io faccio sempre così e dico sempre brava, no. E ci sta. Io sono piuttosto, perché di solito dico sempre piuttosto ed è vero, me ne rendo conto. E poi sei troppo girata. E poi sono troppo girata e si vede solo il mio naso. Allora, diciamolo, nessuno delle due ha mai fatto questo lavoro, abbiamo avuto questa opportunità grazie a Liguria Web TV, sì, grazie a Stefano Mentile e Andrea che ci ha dato questa occasione.
Ho sentito persone che lo fanno da anni e hanno studiato e hanno detto che siamo brave. Per cui... Quindi va bene, mi basta così. Benissimo. Mi basta questo, ottimo. Ringraziamoli di nuovo. Ringraziamo e buon anno a tutti. Grazie, auguri.